imprenditori che magari lei invita a investire anche a Bagnoli, visto che si parla tanto di Bagnoli, però magari il futuro della città è proprio anche su chi avrà coraggio di investire in quel territorio. Assolutamente sì. Infatti quello di cui si è parlato anche stamattina molto, no? Ho sentito citare Silicon Valley, io ho aggiunto Napa Valley, potremmo discutere di tanto. Bagnoli deve e può essere quello, io l'ho detto, può essere il luogo del lavoro, anzi deve essere, mi correggo, il luogo del lavoro, dell'impresa, della ricerca, dei giovani, del paesaggio. Ecco, Bagnoli può essere quel modello di cui abbiamo parlato stamattina, che possa coniugare economia reale, libera impresa, giovani, start-up, tutela del paesaggio, coraggio, un nuovo rapporto tra pubblico e privato, un corretto utilizzo dei fondi europei. E credo che in questo tempo, voglio dire, perché in questi giorni c'è un affanno a pensare che su Bagnoli anche negli ultimi tempi si sia perso tempo, invece penso esattamente il contrario, che noi abbiamo fatto un balzo in avanti molto più grande di quello che si possa immaginare. Cito tre cose: l'ordinanza del 2013 che dà un'accelerata al piano bonifiche, il protocollo firmato nel 2014 e il piano che noi abbiamo presentato per Bagnoli che va esattamente in quella direzione. Se il governo assume, anzi realizza l'impegno che prende da tempo senza mai cominciare delle bonifiche, e allora andiamo sicuramente verso un primo passo per fare tutto questo a Bagnoli come anche in altre parti della città, perché credo che Napoli in questo può essere un grande laboratorio politico di un nuovo rapporto tra politica ed economia, perché non c'è solo Bagnoli, pensiamo all'area est, all'area nord, pensiamo all'area est con la delocalizzazione delle raffinerie, pensiamo alla città metropolitana, pensiamo alle connessioni che si possono creare dall'area Flegrea all'entroterra, alle isole, al mare, ai siti UNESCO. Quindi noi non solo siamo pronti, abbiamo lanciato da tempo questa sfida, e anche il fatto che si sia dovuto scomodare il Presidente del Consiglio, evidentemente sono stati fatti molti passi in avanti. Dal qui al 6 aprile c'è molto tempo per ragionare, per fare le mosse giuste, nel rispetto di tutte le istituzioni, ma senza ovviamente arretrare di un millimetro dalle nostre posizioni. Noi rispettiamo le istituzioni nazionali. E quando c'è un ragionamento chiaro, forte, preciso e dignitoso della città di Napoli attraverso chi è stato democraticamente eletto, non sono pagliacciate. Quindi noi interloquiamo col governo e col Presidente del Consiglio. Altre interlocuzioni noi non le riconosciamo, l'abbiamo detto più volte. Quindi commissario è qualcosa che non funziona in tutto questo che abbiamo detto. Se il Presidente del Consiglio accoglie l'appello che più volte abbiamo lanciato di riannodare su Bagnoli, perché su altri tavoli il dialogo c'è, su Bagnoli, il dialogo istituzionale tra la città di Napoli attraverso il sindaco, la regione Campania attraverso il suo presidente e il governo attraverso il presidente del Consiglio, noi eravamo pronti ieri, siamo pronti oggi e siamo pronti domani.